a tutti! Dopo aver riparato e restaurato e pulito il modello della Victory, se vi ricordate che l'avevo fatto vedere in un altro video, oggi pulirò e restaurerò un altro modello che ho qui in casa, che aveva cominciato a costruire mio padre quando io avevo 4 anni. Poi, a causa di altri impegni, trasloco, era rimasto lì un pezzo di scafo e durante il trasloco si era anche distrutto tutto. Il trasloco era più di 30 anni fa, era stato da Milano a Legnano, quindi negli scatoloni, figuratevi, il poco che era stato costruito si era distrutto tutto. E poi, 15 anni fa, approfittando del fatto che avevo del tempo libero, ho finito di costruire questa nave che è la Black Falcon, che è la riproduzione del brigantino del XVIII secolo, usato dal capitano William Kidd, che è stato un famosissimo pirata prima ai Caraibi e dopo nel mare delle Indie, nell'oceano Indiano, un po' tra l'India, un po' tra l'Africa e il Madagascar. Comunque è stato uno dei pirati più conosciuti, più famosi e più crudeli della storia dei pirati. Quindi adesso vediamo di pulire e riparare questa nave. Oh yeah! Ed eccola qua, la Black Falcon. L'ho costruita, più che altro costruita, l'ho riparata perché, come vi ho detto, dopo il trasloco era tutta distrutta. Adesso sono riuscito a riciclarla, a ripararla, è venuta bene, ma adesso sono anni che è lì come soprammobile in cima a un armadio, e come vedete c'è sopra una polvere incredibile, tanta roba, troppa polvere, ci sono le ragnatele qui e in più ci sono dei pezzi, per esempio come questa colubrina che cade a pezzi. Una catena qui per tirare la prua distrutta e ripiena di polvere, vedete cosa viene via? Oh, queste sono. Avevo finito di costruirla nel 2001, eh sì, e quindi sono 16 anni che è lì a prendere polvere senza essere mai stata pulita. Quindi adesso la pulirò. Ed eccomi qua pronto per pulire la nave e restaurarla, ma prima ecco qui che ho conservato il catalogo del 1977, proprio quello originale. Tutta la scatola non c'è più, però c'è questo, tutto fatto a pezzi, però c'è ancora tutto il catalogo intero e qui alla terza pagina si vede proprio, eccolo qui, Black Falcon, brigantino, corsaro del secolo XVIII, proprio questa. Eccola qua. E adesso la pulisco. Oh yeah! Io comincerei a pulirla dalla prua, sebbene sia tutta una cosa polverosissima. E poi vedo che dei cannoni sono sparsi in giro dove non dovrebbero essere, e adesso pulisco e fisso anche tutto. E qui, come si vede già, oh, cosa viene via? E questi sono 16 anni dal 2001, sì, dal 2001 che non la pulisco. Quindi 16 anni di polvere, vedete cosa fanno. Qui devo fare tutto con delicatezza e invece del pennello duro provo a usare quello morbido, questo qua, che è il pennello per il trucco sulla faccia, però così sono sicuro di non rovinare niente. Cosa viene via? Palle di polvere appiccicate, eh beh, non è bello, eh.
questa incuria si chiama. Mi dispiace, no, non biasimatemi per come è stata trattata questa nave. Però purtroppo ho avuto altro da fare, è rimasta lì un po' dimenticata e qui ce ne vorrà un bel po' prima di pulirla tutta come si deve. Ho appena pulito la prua giusto qui dentro, la parte di sinistra della nave di qui sopra, lo scafo, e la difficoltà di pulire questo, come vedete, non è verniciato come altri modelli. Questo qui è tutto ricoperto di catrame, come erano le navi pirata a quei tempi, nere, in modo che al buio si confondessero con il buio, con il mare, con il resto. E solo che appunto questa catramatura fa sì che la polvere resti appiccicata spaventosamente, e infatti per pulire qui solo da questa parte guardate cosa è venuto giù, un malloppo di polvere, wow, impressionante. Fa un po' schifo anche, mi dispiace dirlo, che mi dispiace aver trattato così questa nave, ma adesso la riporterò a nuovo, oh yeah. Però prima di portarla a nuovo devo pulire qui dentro anche, e qui dentro vedo che ci sono tutti i cannoni spostati dove non dovrebbero essere, e quindi devo riuscire a recuperarli in qualche modo. Adesso ci riuscirò, sarà difficile ma lo faccio. Ed ecco recuperati i cannoni, quelli mobili, perché poi ci sono quelli fissi lì sotto, lì e là, oltre alle spingarde qui e lì. Oh, questa si è afflosciata proprio, va proprio riparata. E comunque questi sono da pulire, sono riuscito a recuperare in mezzo a quel groviglio di cavi i cannoni, e la scialuppa, che vanno puliti, e adesso li pulisco. Ed ecco puliti la scialuppa e i cannoni. Notate che differenza tra prima e adesso? Adesso si vede ogni particolare, anche i gancetti di fianco per agganciare alla nave, e notare la scialuppa, anche lei ricoperta di catrame, che prima tutta questa colorazione non si vedeva. Io gliel'avevo fatta apposta, tutta incatramata così, e la polvere l'aveva ricoperta, ma adesso è come nuova. Yes, yes, yes. E quindi devo pulire tutto il resto, tutto il di dentro, che qui c'è una polvere incredibile. Pennello e azione. Naturalmente questa, essendo più piccola, avendo meno sartie della Victory, è molto più facile. Però, come ho detto, è tutta ricoperta di catrame e quindi è difficilissimo pulirla, perché la polvere resta proprio attaccata. Bisogna proprio grattare con grande impegno. E io gratto. E dopo aver pulito tutta la prua, come vedete è bella pulita, tranne qualche pezzo qua, però è dall'altra parte. Io sto pulendo la parte sinistra della nave. Dopo aver pulito la prua, che finalmente è bella pulita, ho pulito tutte le sartie, tutte le vere del centro, tra i due alberi,
della parte sinistra della nave. Qui, a differenza della Victory, che c'erano tantissime sartie, ma non c'erano vere, era già difficile entrare a pulire tutto. Qui ci sono le vere che impediscono tantissimi passaggi e non è facile, però notare le vere tutte cucite a mano, cucite io, e la bandiera dei pirati che prima non si vedeva, prima era così impolverata, così adesso è bella pulita. Adesso finisco di pulire le vele di dietro e poi giro la nave, pulisco tutta la stessa cosa dall'altra parte destra della nave e poi tolgo tutto il polverone che c'è qui dentro sui vari ponti, che è una cosa davvero oscena. Quindi ci vediamo dopo. Oh yeah. Mentre stavo pulendo sono riuscito a tirar via questa corda, che è una corda che tiene l'albero e poi il boma qua. Il difficile è che, come vedete dall'altra parte, le corde sono fissate qui su questi chiodini e anche di qua, e quindi è difficilissimo rimetterla dentro. Che casino. Ecco, sono riuscito a riattaccare questa corda, che probabilmente non si vede, la sto indicando con la punta del cacciavite, che sì, si vede poco ma si vede, eccola qui l'agganciatura, l'attaccatura lì sotto. Non è stato facile rimetterla dentro, anche un modello così semplice però ha le sue grandi difficoltà. E adesso ho finito di pulire tutte le vele e le sartie da questa parte, quindi giro la nave. Yes! E dopo aver pulito di là, da questa parte si presenta uno spettacolo raccapricciante. Polvere che fino a poco fa era anche di là, però polvere, ragnatele, una cosa indecente, davvero. Mi pento di aver lasciato questa nave così. Questa era la parte nascosta, quella verso il muro, quindi non era neanche in vista. Dall'altra parte almeno ogni tanto una ditata veniva passata. Di qua cosa c'è? Che schifo, ragnatele appiccicose. Vabbè, adesso pulisco tutto, ma guardate, più l'incatramatura della copertura, è tutta una cosa così, vedete cosa viene via. Oh, mi faccio quasi schifo da solo, Adesso la faccio ritornare nuova. Oh yeah. Dopo un bel po' di lavoro col pennello sono riuscito a pulire tutta la fiancata della nave da quest'altra parte a destra, vedete com'è bella pulita, e anche ho finito tutte le vele, tutte le sartie. Adesso è tutto bello pulito, non troppo, c'è ancora qualche punto di polvere lì in mezzo che tiro via con la seconda pulitura, però come vedete rispetto a prima è tutta un'altra cosa. Adesso devo pulire tutti i ponti, guardate cosa c'è, un delirio di polverone che non si vedono più neanche i particolari. Quindi mi aziono, pennello, e penso di cominciare ancora dalla prua, andando lì e poi procedendo di qua e di là. Non sarà facile, ma ci riuscirò.
E comunque, dopo aver pulito le sartie, le vele e tutto, guardate, spaventatevi cosa è venuto giù. Ecco qua. Un ammasso di polverone. E questo era solo da questa fiancata. Prima c'era quello dall'altra. Pensate cosa fanno anni di polvere. Wow. È già da un po' che sto pulendo qui dentro i vari ponti, gli altri due li ho già circa puliti, una prima pulizia approssimativa, ma cosa sta venendo via? Basta toccare, vedete cosa resta, e guardate dei ponti, questo è quello che viene giù dei ponti. Pensate a cosa possono fare 16 anni lasciandogli un modello in balia della polvere. Questo solo dai tre punti, più quello che ho tirato via da una fiancata, dall'altra e dalle vele prima. Ed ecco fatto, dopo aver pulito tutte le vele, tutte le corde, tutto, ho pulito anche i ponti, avete visto cosa è venuto via prima. Adesso devo passare al restauro. Da restaurare c'è questa catena che tiene la prua, che va ricollegata a questa, che come vedete già una volta si era rotta e c'è su un filo di cotone al posto di una maglia, perché questa catena, appunto essendo un modello del 77, non ho più la stessa catena e allora rimedio con un filo nero. Poi devo riparare le colubrine qui a poppa, che si sono flosciate giù tutte, sia questa che quella dell'altra parte, e posizionare tutti i cannoni. Mi cade, piccolino. Posizionare tutti i cannoni con un puntino di colla al loro posto, in modo che non si muovano più, che non si spostino. Perciò ora mi aziono. Oh yeah. Prima cosa, le colubrine. Ecco qua, per la prima cosa devo riuscire a aprire la colla, che è un po' che non la uso e si è bloccato, no, ecco, si smolla. Queste sono sempre cose da chiudere bene, se no si secca tutto, invece qui non si è seccato. E allora metto un puntino qui, prima di tutto tolgo questo, gli metto un puntino di colla. Ecco qua, chiudo subito il tubetto per evitare di farlo asciugare. E posiziono la colubrina. Ecco fatto. Eccola lì che sta bella in posizione. Adesso basta far asciugare la colla. Lo stesso lavoro lo faccio dall'altra parte. Ecco, come potete vedere, anche dall'altra parte la colubrina si è scollata, quindi la tolgo del tutto e ci metto anche qui il punto di colla. Un punto di colla qui. Chiudo il tubetto. E posiziono questa. Lì al suo posto, precisa come l'altra. Bisogna lasciare che si asciughi la colla. Sì, è messa bene, si muove. Yes, bene. Devo aspettare qualche minuto che si asciughino tutti e due i punti di colla.
Dopodiché, i cannoni. Yes. Eccomi qua, sono arrivato al punto di incollare i cannoni perché le colubrine si sono asciugate. Questo non sarà un'operazione facilissima perché prima di tutto il primo va messo qui sotto e non sarà troppo semplice, quindi punto di colla su una ruota e sulla ruota opposta, ma magari anche su tutte e quattro le ruote, così sta bello fisso e non si muove più, ma proprio un puntino puntino, eh. Non è facile, ma eccolo qua, c'è. Adesso anche questo bisogna aspettare che si asciughi. Eccolo lì, posizionato qua. E adesso devo mettere gli altri qui, qua e dall'altra parte. Nel mentre che incollo questi, vi racconto un po' di storia di questa nave. Questo qui, appunto, come avevo detto all'inizio, è il Black Falcon, che era un brigantino corsaro del capitano William Kidd, che era a servizio dell'Inghilterra, era un inglese, era a servizio della marina di sua maestà britannica e operava come corsaro nei Caraibi per intercettare mercantili francesi o di altre nazionalità e bloccarli e in pratica rubare tutto a favore degli inglesi. Oh cavolo, qui si incastrano, prima che si incolli giù spostarlo, eccolo qua il cannone al suo posto. Yes. Più avanti possibile, eccolo qua, preciso, preciso. No, no, mi resta incollato al dito, non va bene. Oh, cosa sto combinando? Non è facile perché tra tutte le vere, le sartie, quello che c'è, infilare il cannone nel punto giusto, eccolo qua, resta lì fermo, non ti muovere mai più. Comunque stavo dicendo che il capitano Kidd, dopo aver fatto da corsaro lì nelle Indie occidentali, nelle Indie, scusate, sono le 4 di mattina, sono un po' cotto. Comunque dopo aver fatto corsaro tra New York e le Indie occidentali, venne trasferito in Madagascar per cercare di combattere sempre i traffici francesi. Aveva l'incarico di catturare appunto tutte le navi francesi che navigavano al largo delle coste del Madagascar. E però arrivati in Madagascar l'equipaggio si ammutinò e fu una grande confusione. Questa nave fu affondata, ce ne fu un'altra, che quell'altra, perché prima ne avevo un'altra e non fu affondata questa, fu affondata quell'altra che si chiamava Adventure Galley, il galeone avventuroso o dell'avventura, e allora lui requisì questa, che era una nave catturata probabilmente i francesi, la rinominò Black Falcon e cominciò a rubare i soldi alla marina inglese, alle navi inglesi, a chiunque si trovasse sotto tiro. Quindi in pratica rubava a chi gli dava lavoro. Tutto il tesoro, quando venne scoperto, lo nascose in un'isola e era un tesoro di circa 400 tonnellate d'oro, il tesoro più grande che qualsiasi pirata abbia mai catturato, abbia mai conquistato. Cos'è che fa un pirata? Cattura, conquista.
uccide. Wow, che bella cosa. Comunque queste 400 tonnellate d'oro le ha seppellite e a dire il vero nessuno le ha più trovate. Ecco piazzato l'ultimo cannone da questo lato. E comunque gli inglesi vennero a sapere di tutto questo e mentre lui nel 1699 nascose tutto il suo oro sotto a Gardiner Island, poi nel 1700 invece fu catturato e venne portato il capitano William Kidd a Londra all'età di 56 anni e venne impiccato e il suo corpo, cosa macabra, venne immerso nel catrame e restò appeso per 2 anni a delle catene lungo una sponda del Tamigi come avvertimento per i potenziali futuri pirati. Che bella storia, eh? E adesso sistemo i cannoni dall'altra parte. Oh yeah! Ed ecco qui l'altro lato della nave, dove devo sistemare i cannoni. Uno qui sotto, uno lì e uno là. Punto di colla, come sempre. Anche se non è la colla più adatta, però tanto per fare dei puntini così, qui servirebbe una colla vinilica. Però per fare dei puntini così, anche il Bostik, sebbene resti elastico, invece che seccarsi bene, va bene, va bene. Va bene lo stesso, tanto sono solo dei puntini di colla. La cosa difficile è infilare anche di qua il cannone nel punto giusto. Pinzetta, ecco, caduto dalla pinzetta. Sono un macaco. No, più che macaco è che non è facile. Sono tutti particolari piccoli. Infilare il tutto, eccolo qua. No, lo stesso non è facile. Perché i cannoni sono fatti in modo che siano mobili. Si muovono proprio realisticamente, anche verso l'alto e verso il basso. Quindi, quando sono qui per infilarli al loro posto, si spostano. Perché vi faccio vedere. Vedete che si muove in su e in giù. E allora quando è il momento di metterlo al suo posto non è troppo facile la situazione. Fermo lì tu. Adesso finisco. Ed ecco fatto. Colubrine e cannoni tutti sistemati in fila da un lato e dall'altro. Yeah! Adesso non mi resta che riparare questa catena, quindi devo girare la nave. Ed eccomi qua a riparare la catenella. Siccome non ho, come ho detto prima, non ho più la scatola di montaggio, no? La catenella, i resti, chissà che fine hanno fatto. Allora cerco di rimediare con questo cordino di canapa, che in origine era bianco, grigio, color canapa così, e io l'ho pitturato di nero in modo che si camuffi. Quindi primo faccio passare di qua, wow, dall'ultimo anello. Entra, entrato, perfetto. Tutto questo va fatto passare in mezzo e va teso di qua. Quindi faccio passare dall'ultimo anello di qua, tendendo bene la catena in modo che sia tesa al massimo, con le maglie tutte dritte. Non è facile. Anche perché la catenella è piccolissima, ma io ci riesco.
Wow. No. Devo stare più vicino. Così. Meno filo, c'è meno gioco. Entra più agevolmente. Sempre se si decide di entrare non vuole entrare, io faccio entrare l'altro capo della corda. Corda. Sì, rispetto alle dimensioni della nave è una corda. Eccolo qua. E adesso? No, mi è scivolato. Come vedete non è per niente facile. Perché basta sbagliare o mollare un attimo. Questa è l'operazione più fastidiosa di tutte. Più che pulire e incollare di nuovo tutti i cannoni, eccolo qua. Perché qui bisogna centrare sti buchini piccolini. Allora, tendiamo un nodo, sperando che basti, sì, ci arriva e si camuffa, può essere scambiato per un anello della catena. Lo stringo come gli altri, faccio un nodo di sicurezza, anche perché sennò sicuramente si smollerebbe. Yes, tiriamo qua. Oh yeah. Bello stretto. E taglio i fili superflui. Di troppo, il più vicino possibile a qua, alla catena, in modo che non si noti troppo. Ecco fatto. Lo so, si vede questo puntino qui, questa giunta, però se uno non lo sa non lo nota mica troppo, ma per niente. E adesso l'ultima cosa che mi resta da fare. Yes, qua è fissare la scialuppa al suo posto lì in mezzo, così almeno lei non si muove più, neanche lei, come i cannoni e come tutto il resto. L'unico modo per fissarla, siccome qui è leggermente curva, è mettere un puntino di colla di qua e un altro puntino di colla di qua. E ora lo faccio. Oh, troppa colla. O non esce, che si secca troppo, o quando lo sturo ne esce troppa tutte insieme, non va bene. E infatti non è la colla ideale, come ho già detto più volte. Però per fare giusto un puntino di qua e un punto di là va più che bene. Sembra chissà quanta colla che ho messo, però non lo è, perché facendolo asciugare si rattrappisce. Questa è un difetto del Bostik. Per fare questi lavori non è proprio il massimo, però come ho già detto, ripeto, per fare giusto dei punti così va benissimo, ma non è facile, non è, pinza, serve la pinza, serve la pinza. Non va bene, eccolo qui, non va bene che la colla ha toccato la vela e fa il filaccione. Togliere tutto. Togliere. E appoggiare questo al punto dove ho messo. Oh. E devo stare attento perché non è facile. Eccola qui, anche la scialuppa fissata al suo posto. Adesso devo aspettare qualche minuto che si asciughi e pulizia e restauro sono finiti. Oh yeah! Ed ecco il brigantino pulito
e è tornato come nuovo. Ci è voluto un po' di impegno, come avete visto era impolverato da far paura che non si vedeva più niente. Adesso si vedono addirittura tutti i particolari, tutti i cannoni, le scale, gli attacchi delle sartie. Direi che è migliorato non poco, è tutta un'altra cosa. Ed ecco qui, tra la libreria e il poster degli Iron Maiden, la nave è tornata al suo posto, come nuova. Adesso fa la sua bella figura. E la prossima da restaurare sarà questa, la Santa Maria. Questa non l'ho costruita io, l'ho ereditata. Però anche lei va pulita, perché anche lei è da qui... è qui da un po' troppi anni e va pulita anche lei. Comunque, come vedete, la sua scena la fa bene. Ho finito di pulire la nave, il Black Falcon, come avete visto fa la sua bella figura, adesso è lassù in cima alla libreria, e avete già visto che ho un'altra nave da restaurare e da pulire, che è la Santa Maria, sì, quella delle tre caravelle, proprio lei, e perciò ci vediamo al prossimo restauro. Oh yeah!